Ferrara è una città costruita per addizioni successive. Il primo insediamento, che risale al VII secolo, sorse lungo il ramo del fiume Po che lambiva la cattedrale di San Giorgio. Il borgo di Ferrariola aveva una forma allungata da est a ovest, strade e case distribuite attorno ad un'antica cittadella militare bizantina, il Castrum. Uno degli aspetti più affascinanti effettivamente dello stare qui ora è pensare che tutto questo, tutto ciò che si aveva attorno a questo luogo era acqua. Questa era un'isola, l'isola di Sant'Antonio. E in quanto isola era un neo all'interno delle vie d'acqua della città, almeno quanto l'isola di Belvedere, che era invece nella parte ovest. Una città di fiume e di mercanti, che a poco si ampliò verso nord con piazze e una nuova cattedrale, poi il castello, il palazzo della ragione e quello del governo, l'attuale municipio. Pensare che Ferrara, la primigenia Ferrara, fosse nient'altro che un castrum a nord di quest'isola, un altro lembo di terra contenente San Giorgio, la chiesa di San Giorgio, a sud, e un'altra isola che era quella di Belvedere, verso ovest, cioè la prima espansione della città, è abbastanza suggestivo. Così come è abbastanza suggestivo pensare che il nucleo primo di questa città, corrispondente al castrum bizantino, quindi siamo attorno tra il VII e l'VIII secolo, fosse sostanzialmente corrispondente a un piccolo quartiere, di poche centinaia di metri di lato, una sorta di quadrato recintato che dava sul suo versante sud, appunto, sull'acqua. Basta guardare una mappa della città per capire che la forma di pentagono irregolare è il risultato di un'aggiunta imponente al suo più antico impianto urbano, il più famoso, quello voluto da Ercole I d'Este, l'addizione erculea. Siamo soliti parlare dell'addizione erculea, dell'asse di Via degli Angeli, dell'asse di Corso dei Prioni, indubbiamente un esempio fulgido di urbanistica moderna, il primo esempio di urbanistica moderna. Ma in realtà Ferrara nasce per addizioni successive, di cui quella di Ercole I d'Este probabilmente è la terza, se non addirittura la quarta, nel senso che dal castrum di cui prima si parlava la città si espande verso ovest, seguendo in un qualche modo la linea del fiume stretta tra il corso d'acqua di Ripa Grande, dell'attuale Ripa Grande Carlo Maier, e il corso d'acqua del corso della Giovecca e Viale Cavour. La prima vera addizione in un qualche modo programmata è del 1385, sotto la conduzione di Bartolino da Novara. Il fatto è che questa prima addizione fosse programmata, lo dicono le piante in un qualche modo dell'epoca, l'evidenza che è stato sostanzialmente sottratto al suolo un appezzamento di terreno costruito sull'asse della strada di quella che si chiamava strada di San Francesco, che corrisponde all'attuale asse Savonarola-Voltapaletto. Non meno importante da questo punto di vista è l'asse di Via Ghiara, perché sull'asse di Via Ghiara si fonda la seconda espansione programmata della città, all'incirca attorno al 1450, e sostanzialmente quella è un'addizione molto importante perché governa, recupera alla terra quest'isola da cui stiamo parlando, l'isola di Sant'Antonio. Il quartiere che si fonda sull'asse di Via Ghiara e sull'asse di 20 settembre diventa il quartiere animato dai commercianti, dalle case dei nuovi ricchi della città, tra cui tra le nuove energie positive della città, in un qualche modo, dedite al commercio, ma anche all'artigianato e alla cultura, tra cui possiamo evidenziare la figura di Biagio Rossetti, la cui casa è proprio situata all'interno di questa espansione. La città moderna, cinquecentesca, di Ercole d'Este e di Biagio Rossetti, occupò boschi e campagne in un grande progetto di urbanizzazione, la Terra Nova,
difesa da un'imponente cinta muraria. Una grande intuizione dell'addizione erculea e dell'opera di Biagio Rossetti è stata, oltre a giocare questo disegno della città su due assi principali, e quindi questo arco primo d'est, la via degli Angeli e la via dei Prioni, è stato quello di riammagliarsi con la città esistente a sud. Quindi si tratta proprio di un reticolo di strade larghe, dove larghe è l'aggettivo caratterizzante rispetto alle strade di altra sezione che provenivano dalla parte sud e quindi più antica della città. Questa nuova città è la parte più avveniristica della Ferrara rinascimentale, prima città moderna d'Europa, nata dalla razionalità di un piano urbanistico che guardava al futuro e che infatti ha guidato l'espansione interna della città per molti secoli. In questa intelligente opera di sutura fra città medievale e città rinascimentale risiede probabilmente l'unicità di Ferrara. E l'idea del reticolo che si riammaglia è un'idea assolutamente moderna per l'epoca. Così come, ad esempio, è moderno pensare che Biagio Rossetti insieme a Ercole I pensano due tipi di città in una, perché pensano alla città più, potremmo definirla quasi gentilizia, e la nuova espansione nobile, altolocata, ferrarese, con la città fortilizia in realtà. Perché recuperano, ripristinano, rinnovano anzi le mura a nord. Quindi in realtà questa espansione è fatta di un nucleo fatto dal reticolo e di una cortina, di una membrana esterna, che però ci parla ancora oggi di storia e soprattutto, oltre a parlarci dell'evoluzione dell'apparato militare, perché sono mura completamente moderne rispetto alle mura sud. A sud, la parte più antica delle mura sarà rafforzata e rimaneggiata nel corso dei secoli, a difendere un agglomerato urbano di impianto medievale che oggi rappresenta la parte più densamente popolata del centro storico di Ferrara. A ridosso delle mura, proprio sotto il baluardo di San Lorenzo, oggi è in via di completamento il progetto di rigenerazione della Piazza Verdi e dell'antico teatro, un cantiere ultradecennale fra le strade che portavano da Porta San Pietro e Porta San Romano al cuore della città. Il sedime della piazza corrisponde a quello di un edificio che per un incendio è venuto meno. E su quella parte di piazza è insistito a un certo punto della storia della città, stiamo parlando attorno alla fine del 1500, tra la fine del 1500 e l'inizio del 1600, è insistito in un'intuizione da parte dell'allora Accademia degli Intrepidi, l'intuizione è di un teatro, di fatto. Il Teatro degli Intrepidi, poi chiamato il Teatro degli Obizi, in realtà. Questo teatro va a ricoprire il sedime di quella che era a tutti gli effetti una piazza di transito che stava tra una chiesa, un granaio e tra l'edificio della Posta della Legna, che sostanzialmente risiedeva all'incirca in corrispondenza della ex tipografia che insiste sulla piazza. Il teatro ha una storia relativamente breve, perché è vittima a sua volta di un incendio e viene devastato e distrutto, e quella piazza rimane una grande incompiuta perché dalla seconda metà del 600 fino quasi alla metà del 1800, anzi alla metà del 1800 perché si sta parlando del 1855, lo spazio della piazza è coperto da una rovina. A fine Ottocento, in quest'area, sul fondo della piazza intitolata Giuseppe Verdi, sorse l'Arena Tosi Borghi, trasformata nel 1912 in un vero e proprio teatro in grado di contenere da 1700 a 2000 spettatori, intitolato anch'esso a Giuseppe Verdi. Un teatro moderno ed elegante, con platee, gallerie, velario blu e oro in tinta con le tappezzerie, un sipario reclame e un lucernaio la cui realizzazione fu affidata al polacco Guido Marussig, dotato di un ridotto, di un caffè e di un elegante fumoir. Un teatro amato dai ferraresi, che fino al secondo dopoguerra ebbe una vita gloriosa, ospitò proiezioni cinematografiche e spettacoli di varietà, sempre però più scadenti, fino a diventare un cinema a luci rosse chiuso nel 1985.
Nel gennaio del 1999 il teatro fu acquistato dal comune di Ferrara per avviare l'opera di recupero del complesso da riconvertire, anche su suggerimento del maestro Claudio Abbato, in auditorium, un'opzione abbandonata dall'amministrazione estense che nell'ambito di un progetto di complessivo risanamento della piazza circostante, sempre più degradata, ha deciso di farne, dopo un lungo lavoro di restauro e di riqualificazione, un laboratorio aperto, Spazio Verdi Open Lab, come progetto di rigenerazione urbana, centro, propulsore e punto di radiamento della riqualificazione di una parte di città. Siamo in quello che è conosciuto come Teatro Verdi, è un teatro che ha cessato la propria attività intorno del 1985, per tanti anni è stato abbandonato e poi nel 2006 è stato interessato da dei lavori di riqualificazione soprattutto strutturali. Poi c'è stata una parentesi di blocco in attesa di capire quale fosse il futuro di questo edificio e finalmente circa 2 anni fa l'amministrazione è riuscita ad attrarre dei finanziamenti europei per realizzare qui, in questo luogo che voi vedete, il cosiddetto laboratorio aperto. E questo è molto interessante perché è arrivata fino a noi questa ipotesi di rigenerazione con l'attuale rigenerazione del Fu Teatro Verdi in una nuova piazza coperta gremita di funzioni importanti per la collettività e soprattutto contemporanee e si spera innovative. L'ex Teatro Verdi diventerà un laboratorio aperto dunque, finalizzato alla diffusione e alla promozione della mobilità sostenibile attraverso le tematiche strettamente collegate al mondo della bicicletta, tanto da configurarsi come ulteriore articolazione di spazi pubblici e semipubblici, fruibile nell'arco dell'intera giornata e durante tutto l'anno da parte di associazioni, cittadini e turisti. Il laboratorio aperto non è un unicum, è uno spazio innovativo che deve trovare la propria collocazione in tutte le città capoluogo dell'Emilia-Romagna. Quindi, come noi stiamo lavorando a Ferrara, ugualmente stanno facendo a Rimini, a Reggio Emilia, a Modena, a Piacenza e a Bologna. Il nostro laboratorio aperto ha come tema peculiare quello dello sviluppo della mobilità sostenibile. Noi siamo una città che da sempre parla di urbanistica, da sempre parla di mobilità, da sempre parla di turismo lento, perché noi con la nostra bicicletta siamo una città che, a differenza di altre città, si muove lentamente, a passo di bici, a distanza di bicicletta. Il progetto di rigenerazione e di riqualificazione del teatro restituisce dignità estetica e vitalità sociale a quest'area della città e si collega con il restyling e la messa in sicurezza della piazza, che diventa un luogo speculare al teatro e alla retrostante cintura muraria a sud, con i baluardi di San Lorenzo e dell'Amore. In questo momento siamo sulla futura terrazza del punto di ristoro della ex Teatro Verdi, da cui possiamo vedere la futura Piazza Verdi, o meglio la Piazza Verdi che è oggi è un parcheggio, e nell'intenzione dell'amministrazione farla diventare una piazza pedonale che entri fortemente in dialogo con i nuovi spazi che si ricavano in questa struttura dove ora siamo, del teatro. Un lungo lavoro di ristrutturazione darà vita ad un edificio antico fuori e moderno dentro, che si adatta alla futura destinazione del teatro. Laboratori, la cui gestione è stata affidata alla Fondazione Bradolini, centro culturale e istituzione privata attiva nella promozione dello sviluppo economico, della coesione sociale, dell'occupazione e dell'innovazione, in collaborazione con diverse realtà locali. Ad oggi abbiamo ultimato i lavori di ristrutturazione di quella che viene detta la palazzina, cioè il luogo più domestico che si affaccia su Piazza Verdi e che è stato consegnato ai nuovi gestori individuati tramite un bando di gestione, il cui capofila è la Fondazione Brodolini di Roma, e che avrà inizio come tipo di attività probabilmente verso marzo-aprile. Al momento loro hanno già sviluppato anche il tema dell'arredo, stiamo acquistando per loro i mobili che servono per poter fruire di questi spazi. Sono spazi molto luminosi, sono spazi molto infrastrutturati dal punto di vista della tecnologia, perché un laboratorio aperto è un luogo innovativo, è un luogo che deve ospitare giovani che usano la tecnologia in tutte le proprie declinazioni per diventare un luogo che produce anche
soluzioni innovative, app innovative e spinto molto verso il futuro. Quindi è un luogo, è una sfida questa che ha abbracciato l'amministrazione, perché speriamo che questo tipo di attività abbia il successo che merita. Gli spazi interni dell'ex teatro saranno occupati dunque da attività stabili, ma saranno utilizzati anche in modo temporaneo per la realizzazione di eventi, mostre, attività didattiche. La platea e il palcoscenico saranno dei luoghi che potranno essere utilizzati come piazza coperta, come una specie di elemento che dialoga con la Piazza Verdi all'aperto. Avremo una piazza che è aperta alla città e una piazza coperta aperta comunque alla città, e che sarà anche un elemento di connessione tra un luogo che è la Piazza Verdi e via Camaleonte e le mura, perché sarà possibile attraversare l'edificio anche con la bicicletta, perché ci sarà questa idea di permeabilità. Non è un edificio soltanto il Teatro Verdi, ma è un isolato urbano e quindi un luogo che crea delle connessioni. Il progetto di restauro delle mura a sud della città completerà il grande progetto del 1985 delle mura estensi, ma arricchirà anche la città di una lunga cintura verde. Le mura sono nate come elemento di fortificazione al tempo degli estensi, ma fin da subito, oltre all'elemento difensivo, era molto importante anche il tema del rapporto col paesaggio, e non a caso le mura erano anche una cintura di giardini e di parchi che gli estensi utilizzavano. La parte sud era, era la parte più meno recuperata fino ad oggi e più aggredita anche dalle abitazioni, da interventi non congrui. Abbiamo deciso con questo progetto, che si chiama Cintura Verde, di iniziare a lavorare su dei punti di valorizzazione che, messi a sistema, possono creare una maggiore e più libera fruizione anche della città dalla parte sud, che non a caso è vicina ai parcheggi, quindi in realtà i turisti arrivano a sud, parcheggiano nella zona di via Kennedy e quindi possono trovare a Porta Paola, che è inserita in questo tipo di progetto di qualificazione, il baluardo di San Lorenzo, il baluardo dell'amore, dei punti, degli spunti di partenza e di percorrenza di tutto il circuito murario, che è proprio il filo diretto, il fil rouge che lega, che racchiude la città, ma che lega anche tanti elementi, tante emergenze che sono all'interno del centro storico. Sul baluardo di San Lorenzo e su Porta Paola si gioca un importante assist del turismo ferrarese come primo punto di accoglienza turistica della città per chi viene da sud, con i parcheggi e il centro di documentazione delle mura estensi. Al momento stiamo lavorando al baluardo di San Lorenzo, che rimarrà a destinazione parcheggio, però sarà un parcheggio molto più fruibile e, diciamo, dal punto di vista della sicurezza, perché verrà illuminato, gli stalli verranno pavimentati con delle bettonelle, quindi anche dal punto di vista estetico migliorerà molto, e soprattutto c'è una zona che prima era stata interessata da un crollo che è stata sistemata, e quindi quando apriremo il parcheggio, ed abbiamo le ore contate perché stiamo facendo gli asfalti, il parcheggio avrà molta più capienza rispetto a quella che negli ultimi 5-6 anni avevamo a disposizione. Un'altra cosa interessante è che nella parte più verso Porta Paola del baluardo sarà una zona che verrà destinata al parcheggio dei residenti, perché lavorando sulla riqualificazione di Piazza Verdi, la piazza verrà restituita a un uso più ludico ed estetico, di godimento, e quindi le macchine non potranno più starci, e quindi la parte di residenti che stava a Piazza Verdi avrà la propria possibilità di parcheggiare nella zona destinata a loro, al baluardo di San Lorenzo. La novità di questa fase del progetto di riqualificazione delle mura sud consiste nell'avere voluto portare alla luce gli scavi alla base dell'antica Porta dell'Amore. Da qui, attraverso un percorso archeologico vero e proprio, si snoderà il racconto delle stratificazioni architettoniche che si sono sedimentate nei secoli, dall'antica cerchia di fortificazioni sul corso del fiume in età alto medievale alle più recenti opere degli estensi e dei governanti pontifici. E poi c'è l'intervento al baluardo dell'amore, che è un vero e proprio compendio dell'architettura dell'architettura militare dal 400 al 600, perché nel momento in cui è stata demolita la scuola Bianca Merletti, che per anni era stata in sommità al baluardo, era un vecchio sanatorio poi trasformato in scuola, una volta eliminato quell'elemento si sono piano piano, scavando, scoperte delle cose che
non avevamo ovviamente dimenticato, e che era la stratificazione dell'evoluzione del baluardo, che dalle mura borsiane, che erano mura rettilinee con la porta che era un elemento turrito, e sono stati poi inglobati nel baluardo a frecce e poi nel baluardo ad orecchione, che è quello che noi vediamo oggi. Ecco, tutta questa stratificazione storica e architettonica sarà possibile leggerla appena il baluardo sarà ultimato, proprio perché rimarrà escavato, quindi sarà tutto percorribile, e quindi da via Porta d'Amore sarà possibile poi attraversare il baluardo e scendere nel vallo, che diventerà comunque un elemento di interconnessione, come succede già a Porta San Pietro. Lo sguardo dello storico, dell'urbanista, degli architetti, mentre congiungono il presente con il passato, ci offrono una visione dinamica di Ferrara, una città che cambia attraverso i secoli, lasciando traccia nelle pietre, nelle strade, nelle piazze, nelle vie d'acqua, del suo continuo trasformarsi. Una metamorfosi urbanistica in divenire tra conservazione e innovazione, di cui l'UNESCO, oltre 20 anni fa, ha riconosciuto il valore. Se abbiamo il titolo non solo di città UNESCO ma di territorio UNESCO, lo dobbiamo all'attività di pianificazione degli estensi non solo dentro la città ma anche e soprattutto fuori dalla città, nel territorio che ci separa dal mare. Un lavoro sapiente di bonifica delle terre paludose e torbose e torbate anche, che ci contraddistinguono, è stato fatto a partire dagli estensi con degli esiti ottimi, che ci danno almeno due orizzonti di pensiero. Il primo, come in realtà ancora una volta si pensasse a un sistema interconnesso tra la città e quelli che erano gli hub del tempo, ovvero le delizie degli estensi, disseminate su buona parte del territorio ferrarese e per buona parte a est della città di Ferrara, e in un qualche modo tutte collegate tra loro e raggiungibili attraverso le vie d'acqua. Il secondo orizzonte di pensiero ha proprio a che fare con l'infrastruttura acqua, che diventa un'infrastruttura di enorme importanza anche e soprattutto per ripensare la mobilità sostenibile nel nostro territorio. Le vie di terra e le vie di acqua possono non solo convivere tra loro, ma possono interagire in un unico sistema infrastrutturale che vede appunto il paesaggio come infrastruttura. Quindi il nostro titolo UNESCO può essere ulteriormente valorizzato dall'utilizzo del paesaggio come infrastruttura. Architetto, siamo arrivati alla conclusione? Finalmente, c'era anche una giornata di sole. Abbiamo finalmente da oggi riaperto questo spazio, che è stato riqualificato rispetto ai ricordi che voi avete, perché non è più una spianata di asfalto, ma abbiamo finalmente nobilitato gli stalli con queste pavimentazioni che sono un pochino più nobili. Mancano ancora le opere a verde, quindi le siepi e la semina dell'erba e qualche piccolo elemento di arredo, quale per esempio qualche ringhiera, ma che a breve verranno completati, però direi che siamo molto soddisfatti, soprattutto anche per la pubblica illuminazione, perché la sera, ieri sera, quando la luce era accesa in anteprima, questo era uno spazio quasi poetico, quindi forse anche nel deserto della giornata. Detto da una donna sicura, perché uno dei problemi delle donne che verranno qui a parcheggiare è la sicurezza di sera. Ma io sono una frequentatrice assidua di questo spazio perché vado sempre al cinema e quindi credo proprio che la qualità della fruizione di questo spazio per le donne, per i ragazzi, per tutti sia davvero aumentata. Architetto, lei diceva poco fa che avendo coordinato tutta una serie di servizi, di strutture, ha avuto la prova che la macchina amministrativa ha dato una buona risposta, funziona? Sì, assolutamente sì.
Io sono felice di questa esperienza perché veramente ho potuto contare sulla collaborazione di molti colleghi, ognuno per la parte di sua competenza ha dato veramente una mano, perché da soli non ce la si può fare un lavoro così grande con delle competenze veramente specifiche, dagli asfalti alle opere strutturali, alla pubblica illuminazione, quindi al verde. Sono veramente grata a tutti i colleghi che mi hanno supportata in questa esperienza. Questo, diciamo, lavoro di messa in sicurezza e restauro andava fatto e il risultato mi sembra molto buono. Assolutamente, secondo noi è un bellissimo risultato. Adesso noi ci aspettiamo che intanto la gente lo curi bene, lo mantenga bene, e poi magari se c'è qualche telecamera, come accennavo prima, che chiedevo, perché le persone che vengono, i residenti che vengono a parcheggiare qua di sera, le donne in particolare, vogliono sentire di avere, magari sarà una foglia di fico, ma di fatti è un'occasione per sentirsi più sicuri, ecco. Però noi siamo molto felici, anche perché Piazza Verdi, il Teatro Verdi, questa zona, quest'area può diventare un altro centro, non un centro storico, ma un altro centro di Ferrara. Assessore, il primo passo per il recupero di una parte importantissima della città. Sì, abbiamo finalmente riaperto il baluardo di San Lorenzo, non solo abbiamo recuperato quello che era stato questo cedimento strutturale che oramai da qualche anno ce lo portavamo dietro, ma penso che abbiamo fatto veramente un bel lavoro. Finalmente questo baluardo, pur mantenendo le sue funzioni di parcheggio, si presenta adeguato al fatto di essere in un contesto prestigioso come quello delle mura estensi. È sicuramente il primo tassello di questo percorso di valorizzazione che stiamo facendo nella zona sud della nostra città. Tra qualche settimana apriremo Porta Paola con il suo centro di documentazione delle mura, poi sarà il turno del Teatro Verdi e anche della nuova Piazza Verdi, e infine a luglio avremo il parco archeologico delle nostre mura al Baluardo dell'Amore.